Quando arriverà questa tecnologia? Intanto stiamo sulle vecchie tradizioni, per passione, molti si cimentano nella preparazione del pane, della pizza o di altri impasti. I piccoli elettrodomestici come la macchina del pane possono essere d'aiuto. Oggi ne parliamo con Daniela Ferrante, segretario generale dell'AIRES, l'associazione retailer elettrodomestici, Michele Ruschioni, giornalista enogastronomico, impostazione, lo vedete al nostro tavolo tutorial, do il benvenuto a Marco Scaglione, chef. Grazie. Che oggi ci farà vedere come funziona questa macchina del pane e come sfruttare al meglio questo apparecchio. Quanto mangiano gli italiani? Quanto cucinano? Vediamo qualche dato. Cuciniamo per circa 37 minuti al giorno e i pasti durano mezz'ora in media. Come si concilia la nostra fretta in cucina con la voglia di mangiare bene, Ruschioni? Allora, si potrebbe conciliare meglio. Negli italiani c'è la voglia di sporcarsi le mani. Sapete che recenti studi hanno dimostrato che dopo aver impastato, dopo aver lavorato l'acqua e la farina, ci si sente più rilassati, si combatte lo stress. Sì. Ora, il problema qual è? C'è la voglia, c'è l'appetito, ci piace da morire il pane, ma manca un ingrediente che non si può comprare al supermercato, non si può comprare al mercato, non te lo fornisce nessuno, che è il tempo. In media una donna ha il 13% di tempo libero durante la sua settimana ed è un tempo un po' risicato. E poco, l'uomo ce n'ha un po' di più, ha il 16% di tempo libero e quindi è difficile fare il pane, impastare, aspettare la lievitazione. Questo diciamo per le statistiche. Esatto, per le statistiche. Poi bisogna vedere da casi a casi. Però, insomma, però diciamo alla fine il pane vuole il tempo, subito dopo c'è la passione. Noi di passione ne abbiamo tanta, dobbiamo trovare il tempo, ma ecco qua che... diciamo... Le macchine ci aiutano a ritrovare più tempo, Ruschi? Eh sì, sono una bella scorciatoia, perché come si dice, zippano le necessità del pane, della lievitazione, le comprimono e in questo sono di grande aiuto. Allora, portare all'interno quasi tutto, qua è finito, adesso posso chiudere. Sì. E aspettare i 2 ore e 26 minuti. Ruschioni, 2 ore e 26 minuti ci vuole più del 16% del tempo, mi sembra di capire. Beh, è un tempo, insomma, possiamo prendercelo e possiamo ritagliarcelo. Posso dire una cosa? Certo. La macchina del pane, io ho difficoltà a considerarla un elettrodomestico. Perché? Per me è un elettrodomestico, è una lavatrice che lava e produce rumore, no? Sì. L'aspirapolvere pulisce e produce rumore. E la macchina che del pane fa il pane, ma sai che produce per casa? Il profumo del pane. Ah, cosa c'è ecco. Di più buono? Io ho difficoltà a considerare un elettrodomestico qualcosa Bravo. Che produce profumo di pane.